Allora, questo regalo che ci ha fatto Anna è veramente una cosa per noi importantissima, perché ci conferma che quello che stiamo facendo è buono, va bene, è il lavoro che stiamo portando avanti verso le nuove generazioni per far capire il valore, l'importanza, la ricchezza della Duse, il messaggio che può trasmettere ai giovani, e questo è veramente un sostegno importantissimo. You are the one. The theater is not a democracy. Okay. It is a benevolent dictatorship. Okay. And you hold the right. Okay. It's what you do, you know, and without you, you know, it wouldn't be here. Yes. Anna ha detto che il teatro non è una democrazia, è una gestione, sono le punte che fanno la storia del teatro. Maria Ida Biggi nell'istituto, proprio qui nel nostro centro del teatro, alla Fondazione Cini, lo è sicuramente. Il primo approccio con Eleonora Duse, vero, quando lei ha trovato un contatto, è stato con te e me, quando l'abbiamo portata a Chioggia, a Chioggia. Lei ha preso l'Eleonora Duse Award. Every time you help an actor, it's to the benefit of the theater and the movies, and so you better do it. Always help an actor. Sempre aiutare un attore. Comunque grazie a lei sei in molti teatri, anche italiani. Noi parliamo ancora di Eleonora Duse, è incredibile. Sono gli americani, questa qui in particolare, che ci aiutano a portare a mantenere vivo il nome di Eleonora Duse nel mondo. Manuela is the one who brought me to the Fondazione Cini. And then I met Giovanni and they gave me a gift. And I knew that gift was for my husband, not for me. And I was very pleased. I was so pleased. And then I started thinking, there's a place for Eleonora Duse. There's always a... Look at that. Tutti gli scritti e i regali che Anna Strasberg ha fatto a Fabrizio Agliate, quindi sono andati alla Fondazione Cini, straordinario, perché io già conoscevo Eleonora Duse, naturalmente ero un'appassionata, ma non sapevo che lì Strasberg fosse un grande appassionato di questa nostra grandissima attrice. Sono Fabrizio Agliate di Montreale e sono molto orgogliosa di essere qui con la mia madrina Anna Strasberg e di essere parte di questa celebrazione di Eleonora Duse, che era una attrice grandissima e bellissima, e sono molto felice di essere qui adesso.